Nell'Alghero TG Express di oggi, continuità territoriale, arriva la deroga per Alghero. Approvata in regione la rete ospedaliera. Politica Maurizio Lupi ad Alghero. 31 nuove assunzioni in comune. Il liceo classico Manno partecipa alla manifestazione nazionale Libriamoci. Sigla. Convenienza extra nei supermercati Delta Coop. Dal 27 al 30 ottobre, pomodoro ciliegino, confezione da 500 grammi a 1,79 euro. Petto di pollo a 6,90 euro al chilo. Delta Coop, il tuo supermercato, sotto casa. Buongiorno, bentrovati con l'Alghero TG Express, l'appuntamento quotidiano con l'informazione di Alghero Channel. Ieri il ministro dei trasporti Graziano Del Rio ha firmato le proroghe della continuità territoriale per gli aeroporti di Alghero e Olbia. Il decreto garantisce fino a giugno 2018 i collegamenti con Milano Linate e Roma Fiumicino. Su Alghero, in attesa di un accordo con Blu Air, volerà ancora l'Italia, mentre su Olbia Meridiana. Approvata la rete ospedaliera, ieri in Consiglio regionale sono arrivati 30 voti favorevoli e 20 contrari. Tra i punti della riforma anche il presidio ospedaliero di Alghero Duzzieri, che nel 2018 diventerà un DEA di primo livello. E l'onorevole Maurizio Lupi ad Alghero. Mentre andiamo in onda, il coordinamento cittadino dell'NCD, insieme ai consiglieri comunali Maria Grazia Salaris ed Emiliano Piras, stanno incontrando il coordinatore nazionale di Alternativa Popolare nelle sale dell'Hotel Carlo V. Sul tavolo la situazione dell'aeroporto, il completamento del primo lotto della Sassari Alghero, le agevolazioni fiscali già previste ma mai attuate relative all'istituzione della zona franca in Sardegna e la raccolta di firme finalizzate al referendum per il riconoscimento delle condizioni di insularità della Sardegna, alla quale hanno aderito tantissimi sindaci sardi. Prosegue nel comune di Alghero il piano di rafforzamento della pianta organica dell'ente. La riorganizzazione complessiva della macchina amministrativa si completerà con 31 nuove figure da integrare nei settori più diversi. Previsti 18 contratti di somministrazione e 13 a tempo determinato per scorrimento delle graduatorie tuttora vigenti a seguito dei pubblici concorsi. Ora diamo la linea alla regia per alcuni istanti e poi torniamo qui in diretta da Piazza dei Mercati. E anche quest'anno è arrivato il tempo delle arance. Farinelli Fresco Market. Il liceo classico Manno di Alghero partecipa alla quarta edizione della manifestazione nazionale Libriamoci con la performance Io leggo per te. L'appuntamento è per domani alle 16.30 in piazza Sulis. Nell'ambito della manifestazione sarà inaugurata la mostra di Andrea Cocco Prendo la lettera e vado oltre. L'evento si concluderà con un concerto a cura del gruppo musicale del liceo che interpreterà brani ispirati alla letteratura. Ora vi lascio con il meteo per la giornata di domani. Alle 14 trasmetteremo uno speciale sull'Alghero Scala Picada. Inoltre è previsto il tradizionale appuntamento con Audaci a cuore aperto. Per la quarta puntata della seconda edizione il protagonista sarà Antonio Marras. Per qualsiasi richiesta di informazione, segnalazione o domande potete contattarci sulla pagina Facebook di Alghero Channel. A domani!